In principio era la parola. La parola nasce ed esiste con il pensiero e con la cosa che il pensiero vuole esprimere. La parola è gloria dell'uomo. La parola è in sé un mistero glorioso. L'uomo appena nato piange e grida ed emette suoni che significano, vuol dire al mondo che c'è. L'uomo pensa la cosa e poi la dice, o forse pensa la cosa mentre la dice. Sempre o quasi sempre parliamo perché vogliamo dire qualcosa. Ma quello che diciamo corrisponde solo a grandi linee a quello che in modo spesso impreciso volevamo dire. In realtà si può forse dire che la parola detta il pensiero. Un pittore o uno scultore, quando si accingono a fare un'opera, hanno un'idea, un pensiero, un progetto. Senza quel progetto non saprebbero cosa fare. Eppure quello che realizzeranno sarà un'opera diversa dal progetto, anche se del progetto hanno tenuto conto. Ma la mano ha una sua intelligenza, ha un suo pensiero, che in collaborazione e contraddizione dialettica col progetto, con il pensiero del pittore o dello scultore, determina il quadro o la statua. Ci sarebbe forse da considerare nell'operazione che produce l'opera la concomitanza di un terzo pensiero, quello del mondo, della storia, della cultura, di tutti gli altri, ma con la consapevolezza che questi diversi pensieri sono poi un unico pensiero. Quando inizio le prove di uno spettacolo ho un progetto di regia, ma ciò di cui a lungo o brevemente parlo, spiegando e riflettendo, aprendo un contraddittorio con gli attori e i collaboratori, corrisponde solo in parte al documentato progetto. L'opera si compie lì, parlando, e poi alle prove in piedi, a memoria, fino all'appuntamento con il pubblico, anche quello, un traguardo provvisorio. Quando partecipo a un convegno o a una tavola rotonda o tengo una lezione o una conferenza, parlo sempre a braccio. Per me, uomo di teatro, un'argomentazione o una comunicazione orale ha senso in quanto improvvisata. Evidentemente posso scrivere un saggio, ma lo farei per la scrittura. E se poi lo dicessi a memoria o lo leggessi a un pubblico, sosterrei, dopo quello dello scrittore, il secondo ruolo fondamentale del teatro, quello dell'attore. Parlare parole, sorprendendole nel momento in cui si formano, tentando di ragionare e indagare insieme agli altri. Parola, discorso, pensiero nel magma del divenire. Seguendo un'intuizione di Galileo, secondo cui il mondo fisico è tutt'uno con il mondo metafisico, oggi è possibile scoprire che il metafisico è fisico. E noi, poeti, teatranti, artisti, noi che da sempre
Stiamo fra cielo e terra? Noi, attori abitanti della realtà della metafora? Dice Aristotele, il talento della metafora non si può prendere a prestito. Noi siamo in prestito al mondo per cercare la verità e la bellezza, e attraverso la bellezza, la felicità. E gli artisti a volte sono abitati da un dio. Il campo sconsacrato del teatro, l'arte breve e smisurata della finzione scenica, è un tempio in cui abitano gli dèi.